Buonasera, bentornati in una nostra live del giovedì alle 19 o alle 19:30, a seconda di come il nostro buon Rosario decide, perché come sapete è lui a decidere e a scrivere tutti i testi di talk, soprattutto quando i testi non vi piacciono. È colpa sua. E infatti oggi abbiamo deciso di parlare di microbrands per colpa di Rosario. No, bugia, scherzo, ma in ogni caso parliamo di microbrands perché le cose da dire sono tante, ma anche perché sabato 22, quindi dopodomani, siamo pronti a presentare in anteprima il nuovo Esagraph di HTD in edizione limitata, 150 pezzi numerati. Ma questo è tutto un altro discorso perché parleremo nello specifico di microbrands. Quindi, mentre va la regia, saluto chi è già arrivato: Claudio, Francesco, Domenico. Buonasera, vi presento anche gli ospiti perché naturalmente non sono da solo, ma con me direttamente dalle terre di Calabria, anzi quasi direi da St. Moritz, Champagne e Montagne. Ciao Rosario, ragazzi. benvenuto, Ross. Ciao, buonasera. Ciao, benvenuto, benvenuto Comunque, non sono io a Rosario. scrivere, io rispondo per le mie parole, non per quelle di Ale. Rispondi per le tue parole. Sì. Che vuol dire? Cioè, rispondi solo per quello che dici tu. Esatto. Non vuoi saperne, non vuoi sapere No, nulla. non scrivo i testi io. Non scrivo i testi. Per Vabbè. l'orario ogni tanto è colpa mia, dai. Però scrivi gli articoli. Tra È vero. poco, lo possiamo già anticipare, credo. Comunque, nella prossima live di giovedì ci saranno degli ospiti importanti, un nuovo partner del canale clockface.it. Di che si tratta? Praticamente è un marketplace per cui Rosario scriverà anche degli articoli, perché non è soltanto un marketplace, ma è anche un social. Cioè, praticamente, che cosa fa clockface.it? Fa quello che fa Crono24, però lo fa in Italia e lo fa soprattutto per gli orologi economici e per i microbrands. E quindi ci ricolleghiamo anche alla puntata di oggi, dando praticamente ai venditori una vetrina social dove si potranno fare delle live, si potranno organizzare degli incontri con i venditori, ma anche con influencer, esperti del settore, si potranno vedere gli orologi live. Insomma, è una cosa molto completa che darà l'opportunità finalmente di scambiare con le tutele di Crono24, quindi anche deposito a garanzia, eccetera, eccetera, orologi che normalmente sono un po' relegati ai semplici mercatini Telegram, quindi orologi economici, orologi microbrands in particolare. Quindi, insomma, un'idea che mi è piaciuta sin da subito. Ne parleremo con loro giovedì prossimo. Rosario sarà il co-editor anche di clockface.it. E quindi, insomma, un'idea che vale la pena spiegare. Detto questo, direttamente dal circolo anziani, con noi anche lo zio Poli che fa la spesa intelligente. Benvenuto, benvenuto, zio. Buonasera. Zio, hai sentito questa storia di clockface.it? Non te ne avevo ancora parlato, però si ricollega all'argomento di oggi, ai microbrands. Sì, mi sembra molto interessante. Sono curioso di vedere. Hai detto che trattano per lo più microbrand e orologi economici, quindi direi che siamo caduti a fagiolo, insomma. Sì, mi è venuto in mente ora, però sai, tutte le tutele di Crono24, il deposito a garanzia, tutto quello che offre Crono24, però per l'Italia e per orologi economici, quindi piuttosto che scambiarsi ogni domenica tutta la collezione su Telegram, si può usare in maniera, vero? È Oh, vero, ci è bannano? È vero. Si può usare in maniera così, insomma, più intelligente questo servizio. Sarà gratuito il primo anno, insomma, è una cosa molto interessante. Io ho già visto l'anteprima, i ragazzi ci hanno lavorato veramente molto bene. Comunque, basta, non diciamo altro, poi ne una parliamo con lo bella zio idea, Ale. anche giovedì. Dimmi, dimmi, Ross. Diceva Ale, è una bella idea e comunque anche avremo dei contenuti noi. Speriamo di riuscire a portare i contenuti oltre i miei articoli, dei contenuti importanti. Sì, però non dire Non altro. parliamo. No, non sto parlando, non sto No, parlando. no, no, no. Nei Comunque, commenti volevo sapere. aspettavo l'entrata di zio io, dello zio, perché ci ha fatto questa domanda qui. Cosa Oggi indossate? oggi
oggi, a differenza di quello che mi hanno scritto in tanti dicendo ma perché prendevate calci, oggi ho il famoso Citizen, l'orologio più robusto del mondo, guardalo qua. Questo ci abbiamo fatto di tutto, abbiamo provato a tirarlo, farlo saltare, guardate, una roccia, non mi sbaglia un secondo, cioè, ha subito maremoti, alluvioni, terremoti, cavallette, epidemie, pandemie, e qua e va a tutto gas, sta bestia di orologio, ma che roba, non ha un senso. Bello grosso. Volevo sapere un attimo nei commenti come sentite l'audio mio, di Rosario e dello zio, perché abbiamo cambiato un po' di impostazioni. Io ho dei, sto utilizzando dei microfoni nuovi che utilizzerò anche per la diretta dell'evento di HTD sabato 22. Quindi se nei commenti offriamo un caffè, offriamo un caffè a chi ci dice come va l'audio. Vabbè zio, arriviamo al succo del discorso, micro brands. Ne hai avuti? Tu ne hai? Certo che ne ho, insomma, se possiamo considerarlo micro brand, Calamai, che comunque non credo sia già più un micro brand, anche se lo ritengo ancora un po' sul filo del rasoio, ma non per la qualità piuttosto che per il costo degli orologi, ma perché ha 15 anni di storia, quindi questo ambiente è ancora un po' pochino, anche se poi in realtà questa storia in 15 anni è stata molto ricca, molto densa, quindi c'è tantissimo da dire. E al momento quello, poi avrò ovviamente l'HTD, quindi quello sarà il mio secondo micro brand, e sto pensando di prenderne un terzo, che poi in realtà non è così tanto un micro brand, sto parlando del Very Watch dell'Octopus, che è un orologio diver che io devo dire che mi piace molto e quindi vorrò provare anche quello. E stavo leggendo il commento e lo zio ha sempre l'eco stile Papa a San Pietro, ma perché io sono a San Pietro in questo momento, hai visto trasmettendo qua, questo sfondo è finto, in realtà dietro sono in mezzo ai campi, quindi sono in mezzo al niente e si sente l'eco per quello, il discorso è quello lì. No, comunque sono sempre più interessata a questi micro brand. Ho anche l'Aquastar, se possiamo definirlo un micro brand, nel senso che sono stati per 30 anni o più senza fare neanche un orologio. A un certo punto sono spuntati con questo cronografo diver molto interessante e l'ho preso. Quindi insomma mi sono spesso lanciato così al buio anche su cose direi abbastanza costose, perché sì, sono micro brand che costano, cioè non è che si parla dei 200-300-400 euro, insomma si possono anche spendere un po' a cuor leggero, però li ho sempre trovati molto interessanti. E aggiungo anche di avere il Benrus, che non so se definirlo micro brand o meno, ma nel senso hanno prodotto pochi orologi, anche loro sono spuntati fuori dopo anni di buio totale, adesso insomma si stanno un pochino rialzando, come poi è successo anche a ZRC con i Grand Font, che devo dire fino a 5 anni fa non esisteva nulla, adesso invece hanno creato una bella realtà e vedo che gli orologi vanno, insomma si vendono, le persone ne sono entusiaste. Grande Zonno, io mi ricollego invece a commento di Domenico, perché l'argomento è interessante, cioè i micro brand sono nati per offrire qualità a poco prezzo. Dopodiché molti micro brand hanno deciso invece di puntare in alto, ma puntare in alto offrendo anche contenuti sempre di maggiore qualità. Quindi per esempio un Calamai, uno di questi due, che sta di listino 2005-2009, poi si compra con sconto, siamo d'accordo, però costicchia. Ma è fatto con l'acciaio fuso in Italia, la cassa fatta in Italia, il quadrante fatto in Svizzera, è sellita top grade. Quindi Calamai ha deciso di offrire il top di quello che poteva fare e vi garantisco che sta puntando ancora più in alto, e soprattutto con i movimenti, ma questo è un altro discorso. E quindi si alzano di conseguenza i prezzi, perché ciò che offrono è ciò che offre oggi, per esempio, un Longines. Come qualità, come movimento. Non ha la storia di Longines,
anche se abbiamo registrato già delle puntate sulla storia di Calamai, ci sono degli aneddoti da panico e usciranno a breve, tipo il pezzo unico per Marchionne, ma non dico altro. Quindi ha senso, secondo voi, come dice Domenico, puntare sempre più in alto, essendo costretti poi anche ad alzare i prezzi, oppure si iniziano a sfidare delle realtà che sono troppo solide? E quindi a quel punto microbrand deve rimanere economico, magari offrendo dentro un NH35 o un Miota serie 8000, piuttosto invece che puntare sempre più in alto. No Ale, secondo me bisogna puntare sempre più in alto. Ad esempio, io stavo pensando adesso, ascoltando le tue parole, a Nomos, no? Noi fino a un anno fa di Nomos parlavamo come microbrand, ora parliamo di indipendente. Ma alla fine gli indipendenti nascono come dei microbrand, perché sono delle piccole realtà che pian piano vanno sempre a crescere di più. Quindi, ad esempio, hai fatto l'esempio di Calamai, che, come dici tu, ovviamente ha la stessa qualità tecnica e anche meccanica di Longines e vari, appunto, le varie maison in quella fascia di prezzo, ovviamente però con una storia, essendo microbrand, appunto, di poco conto inferiore, è vero, Calamai, certo, ha 15 anni di storia, molta più di altri microbrand, però ecco, certo. Quindi per esempio Domenico scrive: Nomos non è né un indipendente né un microbrand, è molto conosciuto. Sì, ora è molto conosciuto, però è stato fino a poco tempo fa appunto un microbrand, una piccola manifattura che poi ha fatto degli investimenti anche per realizzare dei calibri in house. Ma poi non esiste la categoria molto conosciuta, comunque rimane indipendente. Cioè, volendo possiamo dire anche che, ad esempio, Patek è un indipendente, come i vari Langsune, eccetera, eccetera, no? Nomos, ovviamente, Giurne, eccetera, sì. E, sì, era microbrand fino a... Niente, i poteri forti lo hanno zittito. Si è bloccato qui. Qua c'è sempre lo zampino dei poteri forti, qualcuno ci sta, c'è un complotto. Adesso scrivo a Google e gli chiedo se è possibile fare qualcosa. Mi riallaccio per esempio a Edoardo che dice: Christopher Ward ha fatto il salto, ne parliamo nella puntata di domenica, quindi non perdetevela. Ed ha fatto il salto perché Christopher Ward praticamente è stato il primo microbrand, o uno dei primissimi microbrand nella storia dell'orologeria moderna, e io tolgo un attimo la slide perché non è bello vedere. È una faccia, te lo giuro, mi stavo trattenendo dal ridere, era proprio non si vede più. E dicevo, Christopher Ward poi ha stretto legami, come anche Calamai, no, con la difesa britannica, la Marina Reale, eccetera, eccetera. Quindi Christopher Ward ha fatto il salto. E anche lì Christopher Ward riesce ancora a dare molta qualità a un piccolo prezzo. Ma ricollegandomi per esempio a ciò che faremo sabato 22, HTD, per quanto sia nata soltanto tre anni fa, una storia se la vuole creare, no? E se ne parlerà anche proprio il 22, si parlerà soprattutto della scuderia di corse che sponsorizzano, no? E quindi insomma eccoci Ross, la domanda però non ha ancora risposto lo zio, cioè ha senso, zio, per un microbrand puntare in alto piuttosto che continuare a dare prodotti economici a... Ma guarda, io ti dico, secondo me, come in ogni casa, insomma, orologero, meglio, come in tante di queste, mi viene in mente, per citarne una molto, molto ampia, è una scelta molto ampia, come può essere Seiko. Secondo me è giusto avere prodotti economici che ovviamente devono essere l'inizio di quella che è la loro storia. Se poi si decide di utilizzare calibri magari di forniture standard o quant'altro, quindi si parte da una base abbastanza economica che metta sul piatto della bilancia
comunque delle buone performance a un giusto prezzo, poi da lì si può evolvere fino al punto di arrivare, come nel caso di Callamai, a offrire il massimo, quindi ad avere movimenti top grade, ad avere casse realizzate in un certo modo, quadranti impeccabili. E quindi io credo che a me vanno personalmente bene micro brand da meno di 1000 euro, ma anche quelli da molto più di 1000 euro. L'importante è sempre avere un, diciamo, un rapporto non tra qualità-prezzo, ma tra quello che viene offerto, quindi il valore aggiunto e il prezzo. Ad esempio, io trovo corretto che Christopher Ward abbia i listini che ha, perché offre tantissima qualità, che offre movimenti. Ma un po' Christopher Ward esce con un ripetizioni ore ecco, fra un anno, però quello lì è fantastico. Ecco, ho fatto quell'orologio lì che poi mi pare sia andato sold out immediatamente, come mi pare anche Baltic, inserito calibri di un certo tipo, abbia logicamente aumentato i suoi prezzi, così come anche Calamai. Quindi, nel senso, uno prende, come dicevi giustamente prima, un orologio realizzato con una turbina, durante svizzero, un movimento top grade, ed è giusto che lo paghi, perché c'è, secondo me, un rapporto molto alto tra quello che si paga e quello che è il valore aggiunto dell'orologio, che in questo caso qui offre anche qualcosa che nessun altro fa. Quindi per me ci sta, ecco. Dopo viene sempre un po' difficile inquadrare quello che è un micro brand, cioè un micro brand è chi fa pochi orologi, chi ha poca storia, chi è nato da poco. Io faccio un po' fatica, io diciamo che ho una definizione abbastanza ampia, quindi per me anche per dire ZRC lo considero un marchio storico rinato, ma a tutti gli effetti a livello di numeri di produzione, insomma, è ancora piccolo. Baltic, per dire, piuttosto che Furlan Marri, io credo che facciano tantissimi orologi in numeri, però sono considerati purtroppo, come scrive Alessandro, molto spesso purtroppo è difficile provarli. In realtà i nostri italiani, per esempio Calamai, come HTD, come Econoitra, per esempio, hanno diversi rivenditori fisici. Dico anche un'altra cosa, Calamai fa anche la prova gratuita, in pratica vi spedisce l'orologio, se vi piace lo pagate, se no lo rimandate indietro. Però Calamai, come al solito, c'ha sempre quel quid, e quindi fa anche una cosa del genere. Nuovo Baltic in bronzo, che cosa ne pensate? A me è piaciuto, non mi piace il bronzo, però è un orologio che mi è piaciuto, ma poi Baltic gli orologi li sa fare. Cioè, sono belli. Sono molto belli. Tu l'hai visto? No, non ti sentiamo, Ross. Non ti sentiamo. Rosario ha fatto arrabbiare qualcuno dei piani alti, Questo è un complotto bello e buono. Qua ti vogliono tappare la bocca come hanno fatto con Enzo Biagi, è uguale. Purtroppo è così. Domenico chiede, ma questi microbrand italiani li conoscono fuori dall'Italia? Allora, per quanto riguarda HTD, dato che ci stiamo occupando proprio del lancio di sabato 22, ci sentiamo. HTD è molto conosciuto all'estero e ci sono molte richieste. E Calamai anche ha dei distributori europei, e anche HTD, se non mi sbaglio, in America, come Calamai ha un rivenditore, HTD di sicuro. Di HTD, per esempio, ne ha parlato Fratello Watches recentemente, parlando del Safari e di quell'edizione limitata. Quindi sì, sono un po' conosciuti, come gli altri, insomma, ritengo, come alla pari di altri, insomma. Ale, io volevo dire due cose. Prima stavo parlando, in realtà non mi sentiva, di Baltic, mi piace molto l'orologio in bronzo, anche se il mio Baltic rimane l'MR01, molto criticato, ma a me quelle forme lì piacciono molto. Ti sentiamo molto basso e molto, molto brutto. Non è per te, Ross. Bisogna anche capirne un po' di tecnologia per... che orologio indossa lo zio? Zio, il Citizen. Mi sentite adesso? Meglio? Sì. Sentiamo. Questo... C'è un diluvio fuori che non si immagina. E anche qua sta piovendo, non è mai piovuto negli ultimi 6 mesi, ma meno male che piove, speriamo che ne venga un ginocchio d'acqua. No, io... Rispondere...
volevano scusami. Volevano sapere di questo Citizen. Questo è un Citizen Bullet, ovviamente alimentato con Eco Drive, la versione del 100° anniversario di Citizen, che c'è anche un video dove insomma è stato testato a fondo e funziona molto bene. Ed è un bel orologio, insomma, pesante, grande, però molto performante. Ora io la referenza non la so, non riesco neanche a leggere perché c'è buio, però è il Citizen Bullet per il 100° anniversario. Ecco, questo è quanto. E dopo lo lancio giù dal bike. No, sto scherzando. Ale, se io riesco a fare la piccola considerazione che volevo fare prima, un discorso di 20 minuti fa. Vai, falla. Allora, non complicare le cose che già sono abbastanza complicate. E comunque dicevo, no, per me micro brand, anche per, diciamo, rispondere a Nicola, quello che sta dicendo lui, secondo me sì, sono delle aziende che riescono a offrire prodotti di ottima qualità a prezzi accattivanti, ma anche quello che c'è dietro l'azienda stessa, no? Perché se vogliamo, Calamai, come anche HTD... Quanto vorrei toglierlo all'improvviso mentre parlo. Dai, lo sappiamo perché comunque ci abbiamo anche lavorato insieme con HTD, sappiamo che è micro brand per me perché è un'azienda davvero piccola, cioè i due Federichi fanno praticamente tutto, ecco qui il discorso del presidente, dicevo, quindi fanno praticamente tutto, però appunto secondo me l'azienda che c'è dietro, non la quantità, la qualità, i prezzi eccetera, perché per esempio come dicevo Baltic è un'azienda secondo me un bel po' più grossa. E infatti riesce a produrre molti più orologi, ha proprio una struttura dietro differente rispetto a quella che può essere Calamai, HTD, eccetera. E mi ricollego un secondo a quello che stai dicendo per rispondere anche a Domenico. Glycine non è un micro brand e ha orologi con sellita a meno di 1000 euro, ma proprio perché non è un micro brand, sulle grandi quantità i prezzi sono completamente diversi. Appunto, cioè, micro brand per me è Romeo Ferraris, no? Che c'è lui, che fa i suoi orologini a mano, ne fa 10 l'anno, è quello, no? Non c'è una struttura per dire che è un indipendente. La considerazione di Frattini è molto interessante, no? E cioè probabilmente tanti stanno beneficiando dell'entusiasmo degli ultimi anni, però potrebbe capitare quello che è successo negli anni 60 e 70 con tante piccole aziende di orologi che oggi si trovano sui mercatini con nomi completamente sconosciuti. Ci sta. Credo che faccia parte anche del gioco, insomma, secondo me. Cioè, infatti per questo bisogna puntare i brand che hanno una storia, no? Cioè sì, già partono con delle basi solide. Sì, vorrei fare un discorso un po' classista. Intanto saluto Forcella, grandissimo Furcio. No, nel senso che io i micro brand li vedo un po' da grandi estremi, cioè... l'utente medio io non credo che sia il terreno fertile per un micro brand, per come la intendo io, ma questa è una considerazione puramente personale. Il micro brand lo vedo molto bene per chi è magari all'inizio, quindi hanno molto senso i micro brand, come appunto citavano anche prima Crepas, che offrono tanto in termini di qualità ad un prezzo molto ragionevole. E poi invece apprezzo anche molti micro brand cari, quindi cari nel senso che costano, non che sono cari per quello che offrono, quindi da 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro a salire. Io credo che siano oggetti, quelli economici fatti per il neofita, quelli un po' più costosi fatti per chi, come si dice, ha già la pancia piena, quindi ha provato i marchi più rinomati, in quello che rientra nel proprio gusto, e decide di prendersi una qualche parentesi provando qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. Ma credo che vadano presi tutti con le pinze, nel senso che non si sta parlando, che ne so, di Longines, di Rolex o di Omega, cioè come un marchio nasce può durare 10, 15, 20 anni e poi può andare ad esaurirsi, può andare a sparire, può essere non rilevato, insomma ci sono stati marchi, appunto citavamo ZRC, citavamo Aquastar, che hanno fatto la storia della subacquea e sono andati persi per oltre 30 anni, c'era Aquadive, insomma. Quindi ci può stare che queste cose vadano a finire. Però vedi, zio, lì c'era una storia dietro. Quando le vai a ritirare fuori dal cassetto è un bel pezzo, no? Se prendi una cosa che può essere una cosa qualsiasi, poi dopo 20 anni rimane un sì, un sì, è vero anche quello. Però per dire, ci sono stati anche orologi con... mi viene in mente...
i Sophie or Grey, per dire, no? Quegli orologi che venivano prodotti dalla gioielleria in Sicilia, e, che però hanno avuto... Ma anche le Minga il Daytona. Anche le Minga il Daytona. Quindi io anche penso sempre anche a Philip Watch. No? Cioè, se c'è qualcuno che li conosce, bastano anche 3, 4, 5 anni, poi rimangono nella memoria e pian piano con qualche articolo tramite anche internet vengono riscoperti. Il famoso Le Minga il Daytona, quello lì è stato un orologio che è stato una meteora, però che tutti si ricordano andando ancora a leggere in qualche forum e insomma, fallo vedere perché è una bellezza. Quello lì lo riconosco. Eccolo qua. Col calendario, senza cronografo. Col calendario. Questo orologio qui appare anche nel film Kill Bill, ovviamente non Le Minga il Daytona, ma il clone farlocco da cui poi è stato aggiunto sul quadrante questa scritta, appare anche nel film Kill Bill, dove si vede proprio che tutti pensano sia un Daytona, in realtà è questo che ha il calendario con l'indicazione delle 24 ore. Se avesse avuto anche la scritta Le Minga il Daytona sarebbe stato top, decollava. E già chiedono un po' di soldini per averlo, sì. Qualche centinaio di euro. Qua sei chic, questo qui ti presenti nella serata giusta, ragazzi. Cioè. Qua c'è Claudio che dice, non sono completamente d'accordo, i micro brand vanno meglio per coloro che hanno già altri orologi in collezione, ma credo che lo zio stesse dicendo proprio questo, no? Cioè perché ha la pagina piena. Fabias scrive, basta con questo Calamai, non è un micro brand perché vende tramite orologerie, i micro brand vendono online. Però non mi risulta, per esempio lo stesso Ichnos di Pierpaolo Cassoni ha alcune gioiellerie, HTT vende in alcune gioiellerie. Econoitra, certo. Quindi possiamo cestinare il commento di Fabias. scusate, va bene tutto, però se non scrive fesserie, sono fesserie, c'è poco da fare. Domenico, si rientra nella totale soggettività. Ricordo a me stesso che negli anni 70, quindi Domenico è un collega, c'erano tante di quelle marche che assemblavano e oggi chiameremmo micro brand. È un po' questo, no, il discorso. E succederà naturalmente, come per esempio tantissimi hanno aperto canali YouTube che hanno chiuso. Però come faremo noi a brevissimo. Però se non ci si prova, insomma, no, che non si può neanche dire di averci provato. Fumagazzi, voi lo conoscete Fumagazzi? Lo cerchiamo. Sì, è quello dello zoo. Ma ha venduto, naturalmente utilizzate Google per cercare, fare le vostre ricerche online. Google, leggete? Guarda, un motore di ricerca ottimo. Google. Fumagazzi, l'orologio per bravi ragazzi, ma alla fine vendono. Sì. Ah, vedi, hanno fatto anche. Ah, no, queste non sono palme. La marijuana, non lo sapevo, quindi ci banneranno. Non è colpa mia. Ecco. Dai, Ale, abbiamo chiuso il canale, come dicevi tu, una specie di Lelminga. Vedi, i poteri forti mi hanno spento la webcam. Succede. Detto questo, dato che siamo arrivati a 30 minuti di interessantissime discussioni, non abbiamo ancora terminato, ma dobbiamo continuare, quindi, come accade sempre, alla fine di questa live comincia subito quella dello zio, qui sempre su YouTube, La Vita Secondo lo Zio Poli. Avete il tempo di sgranchire le gambe, bere qualcosina, farvi uno sciottino, guardare un attimo le offerte della spesa intelligente, e continuiamo dallo zio per parlare ancora di micro brands. Grazie zio, grazie Rosso, vabbè, ci vediamo tra qualche secondo. Grazie a voi per essere stati qui. Domani sera il video delle 20 come sempre e poi appuntamento imperdibile sabato alle 15 in live streaming su YouTube direttamente da Firenze la presentazione del nuovo HTD Esagraph. Ciao a tutti, buona serata. Ciao ragazzi. Ciao.